sai com'è andata a finire? Scusate, devo andare. Sì, ci vediamo. Ciao, ciao. Che fretta, ma dove andrà così di corsa, Hai visto, Carlo? Ha rimediato una tardona. Veramente? Rimediato? Quella ce l'ha da un pezzo, è la madre. La madre? Ah, sì. Andiamo bene. Come mai mi sei venuta a prendere? Beh, sai, passavo da queste parti e allora ho pensato di farti una sorpresa. Senti, ma chi erano quelle ragazze con cui stavi parlando? Sono delle colleghe d'università. Puoi dire che studiano psicologia? Insieme a te? Certo. Sono tutte carine in quel modo? Pronto casa Martinelli? Vorrei parlare con il signor Carlo. Cara signorina, le sembra questa l'ora adatta per telefonare? Non sono una signorina, sono il professor Busatti. Ah sì? E come mai questa voce così acuta? Perché sono vecchio, signore, e anche un po' incazzato. Carlo, è per te. Tesoro, dove vai? Vado in banca a fare due versamenti per papà. Che cosa? Papà ti manda in banca di questi tempi? Da qua che ci vado io, che incosciente. Baci. Vieni qui, mettiti dentro. Entra dentro. Cosa fa? Non ti muovere, un attimo solo. Lei chi è? E a lei che ce ne importa? Ho le mie buone ragioni. Permette? Ma che fai? È pazza? Mi fa il solletico. Ecco, ha una pistola sotto l'ascella lei. Per forza, sono un poliziotto. Faccia vedere i documenti. Oh. Giusto perché è una signora. Scusi, sa, ma coi tempi che corrono, lei capisce. Sì, sì. Carlo, via libera! Che ora è? È l'una. Oh, è fermo. E quando arriva Carlo? E quando arriva Carlo? Arriverà, non ti preoccupare. È l'una dopo mezzogiorno, che gli può succedere? Ma come che gli può succedere? Non leggi i giornali? Fermo! Oh, non ascolti la radio. Furti, droga, sequestri di persona. Ma che sequestri di persona? Quelli sanno a chi devono sequestrare. Che vuoi che sequestra il nostro figlio? Che io sono un modesto rappresentante di una ditta. E smettila, sempre a mangiare, pensi. E se fanno uno sbaglio? Uno scambio di persona, eh? Ma quale sbaglio di persona? Ma tu così gli tiri l'aiello addosso. Abbi pazienza. A furia di proteggere questo nostro figlio, scusa che te lo dico, sta diventando un coglione. Che sta diventando, Carlo? Lo sai chi è Carlo? Sì, è il nostro figlio, lo so. Carlo è uno studioso, intelligente e molto preparato. E smettila di mangiare. Mamma mia, ma chi sta mangiando? Lo so che è preparato, però tu, figlia mia, attento qua, attento là. E dove va? E che fa? E che dice? E questo viene su un disgraziato. Anzi, io sto pensando, adesso che devo andare all'estero, lo porto con me, così lo faccio sciogliere un pochettino. Dove lo porti tu, Carlo? Lo porto con Carlo, me. Resta qui, hai capito? Ma aspetta, dammi almeno la forchetta, scusa. E non tentare di mangiare. Ma chi? Carlo, resta qui e non si muove. Lo so che resta qui, me lo volevo portare con me in Arabia, hai capito? Il medico mi ha detto, se lei deve andare là, se lo porti. Il bambino è linfatico, ha bisogno di sole, un po' d'aria gli già, fa bene. Già, è linfatico, hai ragione. È linfatico il bambino. Partiamo. Ma come partiamo? Sì. Come partiamo? Non puoi venire tu. E perché non posso venire? Ma perché non puoi venire? Dimmi perché. Ma perché? Perché gli arabi, cara mia, sono intelligenti. Mica sono come... Le donne come te non ne ponno proprio per te. Non ne vanno proprio per te. Che vorresti dire? Voglio dire che le donne come te le tengono qua, vedi, così. Perché loro sono abituate con un altro tipo di donne. C'hanno la pelle nera, hai capito? Tu sei bianca come la panna. Ti posso mai tingere? E le altre donne ci stanno, ma però, le altre donne sono nere, hai capito? Poi sono tutte avvolte negli stracci, nelle cose, sono piene di pezzi messe là, nei sarcofagi, nelle case, non escono. L'aereo. Ma quale aereo, figlia mia? Ti metti paura dell'aereo che oggi in macchina è diventato un pericolo ho continuo, paura. Sai? Delle hostess. Ma le hostess non ci sono. Come non ci sono hostess? Ma perché te l'ho detto, là non ci sono donne. Neanche sugli aerei? Neanche sugli aerei. È tutto un mondo di uomini, hai capito? No, sugli aerei ci sono... Con questi uomini, con sta barba, hai capito? Con queste cose addosso, così, coi cavalli, coi cammelli che camminano, carovane, cammelli. Non esistono donne, hai capito o no? Mi hai convinto. Però mi raccomando, laggiù stai attenta a Carlo. Sì, non ti preoccupare, starò attento, stai tranquilla. Vieni con me, conosci altre persone. Si sveglia un poco.
Così può darsi che si decide finalmente ad abbandonare questa benedetta facoltà di psicologia. Se riesci a fargli cambiare facoltà, sai che ti faccio, sì, prova. Lasciami, mi fai male con queste mani, mi pare Petrus. Abbi pazienza, scusa. Che fai, te li porti? Per mangiare si aspetta Carlo. Dimmi un po', ma che cos'è questa roba? È roba che ha fatto preparare Carlo. Sì, ma di che cos'è? C'ha un sapore... È il mangiare per il cane. Papà, ma questo Lazio chi è? Ma te l'ho detto, il mio vecchio amico, era il mio attendente, io ero il suo caporale, ma durante la guerra. Strano. Non l'avevi mai nominato? Eh sì, perché l'ho rincontrato giorni fa, non se lo ricordavo. Ma papà, come facciamo a sistemarci in due? Troppo fastidio, no? Ma non ti preoccupare, come troppo fastidio? Me l'ha detto lui, scusa. È stato lui che mi ha invitato qua, no? Dice che lui c'ha un bungalow e sta lui solo e sta 4 mesi all'anno qua. Ha detto, portati ragazze, non ti preoccupare. Venite giù per una 15ina di giorni. Anzi, sai che mi ha detto? Caporale, non ti preoccupare, che qui risolveremo tutti i suoi problemi. Quali problemi, papà? Quali problemi, figlio mio, quali problemi? Io sono tuo padre, ognuno ha i suoi problemi. Tu sei un poco condizionato, figlio mio. Qua ti devi svegliare un poco, parliamoci chiaro, qua ci vogliono le femmine. Oramai sei uomo, E pensare che mamma ci crede in Arabia Saudita, pensa se lo sapesse. Lascia perdere tua madre, non ci pensare. È proprio per lei che ti trovi in queste condizioni, hai capito? Tu ti asciutano un poco, ti devi svegliare e ti devi dar da fare, hai capito? E poi del resto che c'è di male? Siamo uomini o non siamo uomini, Se lo dici tu. Piglia le valigie, su, facciamo presto. Facciamo presto, su. Dammi un po'. Signorina Marconcini, signorina Marconcini. Che c'è, Poldo? Ci sono due signori che vorrebbero essere clienti, ma non hanno la camera. Va bene, vengo io. Sono nella hall? Sì, stanno aspettando, il portiere non ci capisce niente. Ma che c'ha, capoccia di ferro questo? No, c'ho l'ermetto di ferro, così t'impari. Non stavo a fare sabbiature e poi ce la ricarci in testa, ce dai. Si ammazzate, ma se te ripesco a fare le sabbiature qui e metto i scarponi così grossi, coi chiodi così lunghi, che te la sfondo la testa però. Tutta colpa tua. E ho preso pure una zambata. È dall'alba che stiamo facendo qui sepolti vivi. Per fare che? Per vedere quella nuda. E beh, te pare niente. Ma l'hai vista bene? Io quella ma la devo fare, la vuoi capire? Oh! No! E perché la devo guardare io se te la devi fare tu? Io sono venuto qui solo per rubare. Comunque, ricordati che tu sei il braccio e io solamente. E se fa quello che dico io, e intanto io mi faccio qua la sventola. E io? Tu stai qui e te gratti. E aspetti l'ordini. Ma va, mannaggia! Guarda qua, guarda qua. Buongiorno. Buongiorno. Permette, Martinelli. Piacere, io sono Angela, la direttrice. Mio figlio Carlo. Ah, complimenti, è un bel ragazzo. Ma neanche lei scherza. È vero, Carlo, bello. Papà, lascia stare, non mi sembra il caso. Che problema c'è? Ecco, i signori dicono che non hanno bisogno dell'alloggio. Sì, noi siamo ospiti di un nostro amico, Orazio Canestrali. Ah, che sì. Ha un bungalow qua, però vorremmo usufruire del ristorante, del bar, come tutti gli altri. Ma non c'è nessun problema, basta che paghiate la tassa di soggiorno e il deposito. Hai visto, è tutto sistemato, D'accordo? Ah, il signor Canestrari alloggia al bungalow numero 12. Grazie. A più tardi. Grazie. Arrivederci. Che bel viso. Ah, Carlo. Poi con comodo mi farà sapere se è dello stesso parere di suo padre. Hai visto? T'ha chiamato Carlo. Ma sei simpatico. Ma dai, papà. Allora che paghiamo? 30.000 lire a persona e sono 60.000. Sciocchezze, questo. Al giorno. Al giorno. Naturalmente, ah, sì. Bar, ristorante e bevande sono a parte. Ristorante e bar a parte. Dove sta Canestrar? Dove sta?
Benvenuto, Fendi. Tu nuova arrivata? Io mi presenta, Geffali. Piacere, Geffali. Tu diventare mio cliente. Io avere orologi, cinte, tappeti lavorati no, a mano. No, grazie. 20.000 lire? 20.000 lire. Tappeto lavorato a mano? Bell'affare? Volere? Dare soldi? Ecco. Che hai capito? 20.000 lire turche. Sarebbero 200.000 lire italiane. 200.000 lire questo tappeto Fasul? Oh, no, no. Ridare tappeta. Ridare 20.000 lire? Ma come, ha risparmiato 180.000 lire e ti voglio 20.000 lire? Carlo, te ne sei andato. Uì, cade strano. Caporale. Bella trece. E che fai vestito così? È la mia divisa estiva. In villeggiatura la gente fa la fanatica. Se compra tappeti, orologi. La gente oggi vuole essere presa per il culo. Lo so. La gente vuole essere presa per il culo. Mio figlio. Piacere. Questo è quell'amico di cui ti ho parlato e che noi siamo ospiti. È lui. Guarda, guarda come sta combinata, hai visto? Vende la roba. Guarda la gente che va pensando per guadagnare. Specula sul desiderio d'affermazione della gente. Un oggetto che viene da lontano, diverso, particolare, suscita l'interesse, l'invidia degli altri e ci fa sentire importanti. Ammappalo quanto parla bene. E lui adesso si laurea in psicologia, lo sai. Me coglioni. È quasi dottore. Arrivi coglioni. Che bel ragazzo, eh? Ma che aspettiamo? Andiamo al mio bungalow. Sì, e noi perciò siamo venuti. Pigliava. Venite di qua, faccio strada. Sì, fa strada. E Fendi, per quelle 20.000 lire poi me le ridà con comodo, non si Ma preoccupi. Ma quale 20.000 lire? Io non manco ci pensavo più. Caporale, ecco, andiamo. Sì. Venite avanti, entrate pure e fate attenzione. Viglia, viglia. Ho detto attenta dove mettete i piedi. Dammi una mano. Caporale, attenta dove mettere i piedi. Me lo dovevi dire prima dove mettere i piedi. Te l'ho detto. Orazzi, ma questo è il magazzino. La camera da letto dove sta? Non la vedo, scusa. Ma quale magazzino? Sta tutto qui, camera da letto. Vabbè, ho capito, andiamocene, non è cosa. Andiamo in un altro bungalow, perché qua non è possibile. Non ci rimani qui. Qui i lettini ci stanno e bisogna trovarli. Su, su, mamma mia. Vai. Oddio, Dio. Papà, ecco un letto. Te l'avevo detto che un letto stava qui. Me la ricordavo. Hai ragione, ma adesso qua ci dorme Carla. Io dove dormo se non ci sono altri letti? Scusa. Ci deve essere un altro letto nascosto sotto i comuni. Là. Aspetta! Caporale! Su, su. Oddio! Aiuto! Aiuto, caporale! Ma che caporale? Ecco un altro letto! Ah, eccolo! Te l'ho detto che c'era un altro letto. Ah, è uscito un altro letto. Dunque, allora, io dormo qua, Carlo dorme lì e adesso mettiamo un poco d'ordine qua perché è pericoloso. E io ando cazzo dormo. Vabbè, trovate una cuccia, una tana, un posto qualunque, che ti posso dire? Non mangiate qui! Scusi, ma le cotolette quando arrivano? Ma gliele avevo già portate. Ma che ci ha portate le cotolette? Sì, sì. No! Non ce le avete ancora portate. Allora gliele porto, un attimo. Grazie. Prego. Dopo. Qui il giorno non viene nessuno. Si ritirano tutti dentro in bungalow e si cuociono due volte capino. Ma corazza non si scherza. Io voglio la pasta, pranzo e cena, perché io pago. Quando paghi? 20.000 lire al giorno. Beh, è buono, 20.000 lire, ti pare, no? Ma che hai capito? 20.000 lire turche. E quando sarebbe? Sarebbero 250.000 lire italiane. Ma non dire stronzate! Io non capisco perché ti sei rubato pure i piatti. Tu non capisci perché sei stronzo, se vedevi i piatti sgamavano subito, no? Comunque, da domani mattina colazione al sacco, dovemo risparmiare. È solamente cotolette e banane che dobbiamo mangiare. E aspetta, adesso ordiniamo pure il formaggio. E che c'hai? La fame atavica c'hai. Buongiorno. Buongiorno. Come andiamo? Qualche problema con gli spaghetti? Guardi, si fa così. Bella! Ti guarda come un cacio. Bella, bella! Quanto sei bella! Io solo a guardarla mi sono eccitato. E io mi sono bagnato. E non essere volgare. E poi tu che c'entri? Quella aspetta a me. Ma che hai capito? Mi sono bagnato di vino, disgraziato. D'accordo? Fine. C'è qualche problema? Il problema è che mi sono bagnato tutto. Ah, forse un po' debole di reni, ma non si preoccupi. Le farò avere una ricetta del professor Valenti. Vedrà che è molto efficace. Ma chi ha capito? La piccolina come sta? Bene.
Quegli spaghetti? Sì, li voglio. Sta mangiando tutto, signore? Sì, tutto, grazie. A più tardi. A più tardi. Come va? Bene, grazie, grazie. Stia comodo, stia seduto. Grazie, sto già seduto. Le piace la nostra cucina? Ottima, squisita. Veramente squisita. Mi fa molto piacere. È tutto bello qua, tutto splendente. Carlo, ci vorrà ancora molto per sapere se è della stessa opinione di suo padre. Riguardo alla cucina? Ma no, riguardo a me. Beh, non è che la mia opinione conti molto, ma se devo essere obiettivo, sì, lei è molto bella. Salute! Grazie, lei è molto gentile. Salute. Con permesso. Prego. Quanto è bella, che bella donna, una donna stupenda. Farei follie. È un Salvatore. E chi è Salvatore? Boh, sarà un amico suo. Poche cazzo me ne frega a me. Da me non ci vieni mai. Lo sguardo mio non lo reggi. Te metto paura, Dunque, vediamo, psicologia della conoscenza. Il Salvatore. Nella tipologia transazionale, il Salvatore costituisce uno dei modelli più nettamente delineati. Esso definisce l'individuo sempre disponibile, pronto a correre in aiuto degli altri, pronto a consigliare, a suggerire, a dare con grande generosità e con il massimo impegno personale. Il suo intervento, sempre spontaneo ed apparentemente disinteressato, rivela però a livello subconscio una sfiducia nelle capacità degli altri e un desiderio di far prevalere la propria personalità. Oddio, questa c'ha lo stesso carattere di madre. Però c'ha un paio di cosce. Il Salvatore è naturalmente attratto da individui deboli e indifesi, dotati di scarsa personalità. Nel Salvatore donna, questa tendenza si concretizza spesso in un amore di tipo materno e comunque protettivo. Ho capito tutto. Mo ti frego io. Non è normale. Ma ti pare mai possibile che un ragazzo della sua età si deve mettere a studiare qua, in questo ambiente, con tutta sta gente che sta in giro? Ti preoccupa che qui l'occasione non mancano, è piena di donne. Sì. Culi di qua, culi di là. Veramente? Mm. Ah, ci sono i culi? Sì. Ah. Guarda, guarda che bella donna, guarda, guarda qua, come cammina, guarda, 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 guarda. Quella ci vorrebbe la direttrice, quella farebbe resuscitare i morti. C'ha pure una simpatia per mio figlio. Chi, quella lì? Quella è una donna perfida. Sì. Ti ride davanti e ti scureggia di dietro. Veramente? Ieri ha cacciato via 3 clienti che l'avrebbero pagata molto bene. Se porta quel poldone appresso, dice che picchia come un fabbro. Che attaccato, guarda là che attaccato. Non ti preoccupare che domani ti porta al campo di tennis. C'è una maestra inglese che è una vera tifomane. Ninfomane! Ah, se dice così, così. Che ne so, è una di quelle che ci sta facile. Mm. Anzi, domani io devo andare a vendere una racchetta da tennis. E com'è bella, bella? C'è un culo così. Io gli faccio sempre squen, squen. E che significa? E che ne so. Io alle chiappe gli faccio squen, squen e quella si mette a ridere. Allora è scema. Sarà scema, ma però è buona. Tito! Io qui mi sono seccato, perché non andiamo a rubare qualche cosa? Ma adesso non è il momento, stanno a riposare, domattina, quando stanno tutti sulla spiaggia. E allora perché non andiamo a dormire pure noi? E dacci tu, io c'ho da fare. Stai aspettando la direttrice, eh? Certo, è il momento della doccia, stavolta non mi scappa. Fai come vuoi. Senti, io sto pensando una cosa. Tu se non noi... devi pensare, tu sei solamente il braccio. Zitto. Eccolo. Io mi butto. Pure io. Oh, ma non mi avevi detto che ti buttavi? Bella sta qui dentro tutta nuda. Guarda lei, devi aspettare che mi spogliavo io, brutto frocio, pussa via, pussa via. Sì, mamma, io sto bene, e tu? Papà pure sta sì, bene, sì, sì. Si è già messo a lavorare, lavora. Senti, com'è il posto? Ma il posto è così così, 4 baracche prefabbricate, sabbia, sassi. Carlo, che cos'è questo rumore? Che cos'è questo rumore?
Stanno riparando le baracche perché c'è il vento la notte, forte, hai capito? Il vento? Ma ti sei messa la maglietta di lana? Sì, la maglietta l'ho messa, mamma, l'ho messa. Senti, come si mangia? Ma mangiare? Così, zuppa di mais, bistecche di cammello, roba così, ma non è male, eh? Carlo, che cosa sono queste voci? Oh, no, niente, mamma, sono gli arabi che litigano. Litigano? Non ci stare vicino! No, no, io non ci sto. Senti, senti, mamma, io ti lascio perché sennò costa troppo, eh? Mi raccomando, telefonami. Ricordati che io sono sola. Sì, sì, e adesso che sto facendo, mamma? Ti telefono, sì. Ciao, ciao. Che volevo, che volevo? Niente, volevo sapere. Rompa sempre tua madre, rompa sempre. Senti, io esco, tu che fai? No, io rimango qua. Sì, ma mi devi fare un piacere, da qui non devi telefonare. E chi telefono? Perché Orazio ci sta imbriacando con le lire italiane, le lire turche, hai capito? Noi con i soldi che stiamo spendendo qua, stavamo 2 anni a Saint-Tropez, hai capito? Stavamo bene. E stai qua, ma non telefonare. Va bene. Ma come mai lei è ancora qui? Ha parlato con la mamma? No, solo con la cameriera. Ah. Mamma era uscita. Che cos'è? È triste? Un po'. Ma io penso che non ci sia da preoccuparsi. Se riprova più tardi, sicuramente la troverà. Certo, certo. Lei è molto gentile, lo sa. Ma lei vuole proprio confondermi. Prima mi dice che sono bella, poi mi dice che sono gentile. Non sta esagerando? Piuttosto ho bisogno di qualcosa. No, no, grazie. Non le serve niente? No, non faccio complimenti. Allora posso andare. Beh, buonanotte. Elvira, il telefono. Elvira, il telefono. Che stai sognando? Io sono Orazio, no Elvira. Ah già, scusa, mi sei dato qua la mia moglie. Il telefono. Che telefono? Suona il telefono. Tu hai portato il telefono? Io ho portato il telefono. C'è il telefono. Ti ha detto, hai portato il telefono. Ho domandato, c'è il telefono. Io il telefono non ce l'ho avuto mai. E allora chi su? Sarà qualcuno che ha caricato la sveglia, si lo più l'ammazza. Ah, scusami, cosa? Io mi chiamo Orazio. Ah, già, scusa, come ti chiami? Che quando non ti ricordi mi chiami così. Giacinto, più in fretta con queste colazioni, hanno già reclamato. Ma se non ce la fai, fatti aiutare. Oh, poverino. Carlo, Carlo. Che c'è? Chi è? Ha dormito qui? Eh sì, ho provato a telefonare tante volte. Mi devo essere addormentato, mi dispiace. Ma dispiace a me, sarà molto stanco. Sì, è meglio che adesso vada a dormire. Beh, certo, forse è meglio che vada a letto. Carlo, senta, aspetti. Si mette qui, si sieda. Le preparo subito un buon caffè, d'accordo? Grazie. Lei è tanto buona, sa? Ancora complimenti, lei mi sta viziando. Piuttosto, è lei che mi sembra un bravo ragazzo. Ok, 1-0. Bella racchetta, bella chiappetta, bella racchetta, bella chiappetta. Bella racchetta, parola di Geffali, questa buona racchetta le spinge le palle. Sure, troppo leggera. Ma quale leggera? Ne ho venute 2 a Mr. Borg, understand? Ok, io comprare, quanto costa? 3.000 lire. Troppo poco, forse non buona. Ma che hai capito? 3.000 lire turche, 170.000 lire. Oh no, ora troppo, molto. Fare 150, va bene? Ok, 150 io comprare. Io vorrei fare un regalo a lei. Ci sta un giovanotto che vorrebbe imparare tennis. Girl, ragazza? No, boy. Eccola. Guarda quanto è carina. Ok. Thank you very much. Fallo squang, venire. Squang, squang, squang. Sbrigata tontolona, rimbambito, corri. Attenzione, servizio. Devi tirare palla molto forte, ok? Do you understand? Oh. Colpo!
tirato, proviamo ancora. Scusi, Basta, basta ora, servizio. Proviamo risposte. Ok, Carlo. Tu gioca molto bene. Grazie. It's very, very good. Oh! Guarda come gioca a tennis. Io non lo sapevo, mi devi credere. Non lo sapevo proprio che Carlo giocava a tennis. Può darsi che si è imparato di nascosto. E perché di nascosto? Può darsi che la madre... Che fa la madre? Non lo voglio dire. No, dillo. Può darsi che si rompe l'amicizia. Non lo voglio dire. Non lo voglio dire. Dillo, non ti preoccupare. Me lo fa dire? Sì. Me lo fa dire? Dillo. Può darsi la madre una rompicoglioni. Una rompicoglioni? Che è una cacacazza? Una rompicoglioni. Una coglioni. Guarda come gioca bene, guarda. Ok, it's good. Grazie, miss. Oh, scusi, lei è molto brava, gioca con tutte e due le mani e mi fa sbagliare. Tu non mi piaci in questa palla. Buongiorno. Buongiorno. Che t'avevo detto? A questa gli manca proprio niente. Guarda che cosce che c'ha. E guarda che begli occhi. Belli. Proprio vicino al culo ce l'ha. Ehi. Che c'è? Senti, Tito, dobbiamo deciderci. Qui bisogna scogitare un piano. Dobbiamo rubare qualche cosa, altrimenti che siamo venuti a fare? E c'hai ragione. Però dobbiamo fare il lavoretto fatto bene. Quando la gente va sulla spiaggia, tu freghi un sacco della monnezza, entri nei bungalow. E porti via tutte le scarpe, solo le scarpe. Coi lacci? Coi nocci. Vabbè, ho capito. E tu, che fai? Io sto qui, c'ho da fare. E poi in due damo troppo nell'occhio. Va bene, va. Guarda che precisione, guarda che lancio, guarda che tira, Ma perché mi guarda a me? La palla sta di là, guarda. Io guardo a te, ma che mi guarda a me? Io la palla l'anticipo. Anticipa. Guarda. Eccolo là. Guarda, che precisione, guarda. Nata voto mi guarda. Io ti guardo a te. Ma chi te guarda? Mi stai facendo diventare strabico, mi stai facendo diventare. Sei brutto quanto la fame. Sì, eccola. Guarda la palla, guarda la palla. Shit racket, racchetta di merda. Mi scusi. Che facciamo adesso? Io faccio doccia, tu fare in culo. Mi scusi, senta, mi dispiace veramente, non l'ho fatto apposta. Si è arrabbiato, non l'ha presa in antipatia, non lo guarderà più in faccia. Andava tutto così bene, che peccato. Non ti preoccupare, quella la conosco io. Sì. Gli piace dei fiori e lo champagne. Vai all'appartamento numero 5, gli porti un mazzo di fiori e una bottiglia di champagne. Vedrai che diventerà tua. Ma dove lo piglio lo champagne? Chi me lo dà? E Geffalì che sta a fare? E chi è Geffalì? So io. Ah sì? Lo champagne ce l'ho io. Ah sì, e quanto costa? 500 lire la bottiglia. Vabbè, allora me ne dai due bottiglie. Due bottiglie. 500 lire. 500 lire turche, sarebbero 80.000 lire. 80.000 lire, ma per i turisti. Perché te chi sei? Non mi bacia, che è? Che paghi in contanti? I soldi ce l'ho dentro. Capisce? Ma è francese originale. E come no, è Pommery. Chi è che Pommery? È una marca do champagne, Pommery o Mouchandon? Ah, sì, ci sta uno che Pommery so io. Salve. Come va? Si è riposato? Sì, grazie. Perché non si siede qui? Così parliamo un po'. Volentieri. Oh, scusi. Come va, dottor Pinzarrone? Mica tanto bene. Sento un peso sullo stomaco. Devo aver mangiato troppo ieri sera. Ah, non si preoccupi. Questa sera le farò preparare un ottimo brodino. Grazie, molto gentile. Hai fregato questo danno? Mi ha prestato un'amica mia. Chi? Ma che te frega a te? Madonna, le scarpe l'hai attento. Sì, di un sacco pieno. Sei stato dal turco? Sì, ho rimediato pure due pantofole. Hai visto se c'è una rete da pesca? E ce l'aveva, sì. Ho visto pure un grande baule vuoto. E che andiamo a pesca col baule? Pensa il pesce che prendiamo. Dai, spigli, Ma te possono ammazzate, tutte scompagnate le hai prese. Ce ne fossero due uguali. Ma che te ne frega, tanto qui sono tutti pescatori.
Zitto, ecco un cliente. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Desidera? Vorrei un paio di scarpe di tela. Che numero? Mia nonna vede che porti 43. Ah, 43. 43, 43. Eccola qua. Una sola? E che ne vuoi due? E mica sono zoppo. Ah, no. Ecco l'altro 43. Ma questo è diverso. Di colore, l'ultima moda. Le usano pure l'esercito americano. E perché? E perché? E che lo chiedete a me? E che devo rispondere io, eh? No, perché lui non lo sa, ma serva i soldati americani ben distingue la destra dalla sinistra. E quella è la sinistra? Qual è la sinistra, eh? Ma che te frega? Ma che sei soldato americano? Tu dammi 20.000 lire. Oh, ricordati che adesso fai parte dell'esercito americano. Ma italiano sono! Dietro, fru! Avanti, marsch! Disgraziato, meno male che ci hai dato bene. Non sai più distinguere le sinistre dalle destre. Io le strozzo tutte sinistre, le hai fregate, tutte sinistre. Madonna! Entra, entra, che io mi sono ricordato di tutto. Fiori, champagne, io mi ricordo di tutto. Mi sono ricordato di tutto. Accendi la luce, che non si vede niente. Mi sono scordato solo d'accendere la luce. Dammi fiori, pigli fiori, pigli fiori. Calma, calma, vado a pigliare i fiori. Hai capito, no? Ecco i fiori. Attenta ai fiori. Mamma mia, ma raccogli la roba per terra. Qua non arriviamo alla fine della villaggiatura, moriamo prima. Pigli i fiori. Dammi la bottiglia, dammi la bottiglia, su. Che qua, qualche cosa? Si è acceso il segnale. Ma non ti senti bene? Ecco la bottiglia, è stata 5 ore in fresco. Sì. Ecco la bottiglia, no. Dammi i fiori. Piede la bottiglia a te. No, dammi la bottiglia. Che sta? Che? Beh, fa niente là, c'è piede la bottiglia, dammi i fiori. Aspetta, piede la bottiglia, dammi i fiori. La bottiglia! Che? Che è successo? Ecco i fiori, ecco la bottiglia. Dalla bottiglia, dammi ecco la bottiglia. Ecco. Venite, adesso ecco dammi i fiori. Ecco, benissimo. Che dici, faccio una bella... Ma che? Non ti senti bene? Niente, che? Ah, beh, senti, che dici, faccio una bella figura? Vai tranquillo, caporale. Quella c'è il tifo. È malata? Ma che malata? È una che c'ha il tifo. C'ha la tifomania. Ah, ninfomane. Se dice sempre, sempre così. Sempre così, sì. Allora io vado? Vai tranquillo, auguri. Squesta! Che state, che succede? Oddio, che ne so, un animale mi ha toccato che non... No, squè, che? Squè. Imbecille, cretino, mi ha fatto mettere a die paura. Allora io vado. Auguri, caporale. Grazie. V'ho preso brutti ladroni zozzi. Parola di Geffa lì, mo' ve meno qui. E che cavolo è questo? Aiuto! Brutti zozzi, che stavate a fare? Eravamo venuti a comprare qualche cosa, ve lo giuro. E noi sentito rumore, ha avuto paura e è nascosto in tappeta. Ma come cazzo parli, il turco so io. Calma! Ecco. Veramente noi, a noi ci serviva una rete greca di quelle piccole che si lanciano. Aio! Ma cerca proprio quella che mi mancava. Però c'è una rete albanese. Ah sì? Veramente a noi ci avevano detto greca. Albanese, Madonna, è uguale. Madonna, perché gli albanesi la chiamano greca e i turchi la chiamano albanese. Hai capito? Ma che dice? Oh. E i greci come la chiamano? Ma che te frega a te? Ma i soldi, le lire, insomma, i contanti ce l'avete? No, pochi, sì, pochi. Noi volevamo anche le bombole, le pinne, il fucile per pescare. I contanti ce l'avete? Voi segnate. Segniamo, e poi quant'è? Ce la vediamo. Ma ve segno io. È nostro! Sì. Buonasera, signorina. Desidera? Io sono Martinelli, non so se si ricorda di me, stamattina quella del tennis, la partita, là, quella... Ah, yes, a bad memory. Sono venuto per il mio baby, il mio bambino. Oh.
Suo figlio è un giovane brutto. E appunto perciò sono venuto a chiedere per farmi perdonare. Oh, yes, come in. Thank you very much. Mi scusi, io non parlo molto bene inglese. Oh, prego, entra qui, sai, la gente mormora. Mormora, semmai. Oh, yes, mormora. Ho portato questi. Oh, beautiful, belli. Scusi, sono falsi, ma durano di più. Questo è champagne francese. Io non sono venuta in ristorante perché io mangiare sempre con mio tè. Tu vuole tè? No, a me non piace tè. Io perciò ho già mangiato giù a cena. Gli spaghetti, molti spaghetti. Oh no, italiano pensare solo a spaghetti. Sit down, please. Ci sono altre cose oltre spaghetti, no? Ma noi anche altre cose pensiamo, non pensiamo solo ai spaghetti. Io perciò sto qua per parlare di mio figlio. Oh no, tuo figlio piccolo brutto, I don't like, io vuole dimenticare. Vuoi dimenticare? Vabbè. Su, beviamo. Va bene, certo. Come preferisci. Su, dai, beviamo. Tanto che ho fatto, ho trovato lo champagne francese. Annaccia, chi devi... Perciò te può morire. Bene, grazie. Io ho voglia di ballare, perché non mi invita? Ecco, veramente, io non so ballare. Non sa ballare? Ma come, un giovanotto come lei? E poi è facilissimo, venga, proviamo. Guardi, al suo rischio e pericolo. Più sciolto. Guardi come faccio io, Ballare, ballare, scordare il mortorio del mio repertorio di cose da fare. Lasciarsi portare è liberatorio, la torre d'avorio sta già per crollare. Guardarsi e defartarsi per contatti e sensazioni, galleggiare, non pensare. Senti come hai imparato presto. Tu farti puoi salire, puoi cadere senza fine. Ehi! Volare ad occhi chiusi su un tappeto di emozioni. E la musica c'è. Forse la troppo. Che ha? Oddio, mi gira la testa. La musica è sì. La musica. Scusi, si è fatta male. No. Sono una bestia. No, ma no, forse non è abituato. Vuole che andiamo a bere qualcosa al bar? Sì, grazie. La musica c'è. Ha visto? Altro venga, adesso Travolta. Passerò subito. Travolta è rimasta lei. Luca, un whisky per cortesia, si è sentito male. Good, io amo champagne. A te piace champagne? Sì, veramente mi fa fare il ruttino, ecco. Sento dentro di me grande fuoco, sì. Grande voglia di fare l'amore. Sì, allora provvedo subito. Oh, sì. Sì, adesso vado a chiamare subito a mio figlio, Vado. No! Perché? No! Ma perché? Io sono venuto per mio figlio. Tu cattivo crudele, io non piace tuo figlio. No. Voglio fare amore con te. Con me? Sì. Quando sei a largo te tuffi e peschi, hai capito? E tu che fai? Io vado a pescare dall'altra parte, così aumentano le probabilità. Va bene, se lo dici tu. Dai, sali, piano che è una barca. Sì, non sì. È la porta aerea. Piano. Rema, i remi dentro l'acqua. Sì. Ci vediamo alla solita ora. E non t'addormentai, capito? È una parola. Questa mattina alle 6 mi hai fatto alzare. Ma per forza, dopo con tutta la gente, la cacciara, i pesci se ne vanno. Ma che stai dicendo? Non c'è nessuno sulla spiaggia. Soltanto due stronzi come noi si potevano alzare a quest'ora. Mm.
Vogliamo fermarci un po'. E per fare che? Già, è vero, qui ci vedono tutti. Andiamo a correre nella macchia. Ma qui c'è l'aria di mare, fa bene. Sai andare a cavallo? No. Allora oggi ti ci porto, c'è una fattoria che noleggia i cavalli. Vedrai che imparerai presto. E se ti fa piacere. Comunque non parlare, sennò ti si spezza il fiato. Ce l'ho già spezzato. Oh, scusami. Vogliamo continuare al passo? Sì, va bene. Ok, it's enough. Sì, it's enough, figlia mia, perché questo non significa un cazzo, sto gioco. Tengo pure tutte le palle sudate, capito? Scusa tanto. Ciao, bella. Ciao. Vieni qua. Non mi dai un bacio? Oh, tu sei. Ma tu no? Ci vedono tutti. E chi tutti se ne frega? Aspetta stasera, cena. Cena e dopo cena? Aspetta. Mi fa morire! Mi fa morire! Mi dispiace, forse non ho giocato molto bene. No, sei stato bravissimo. Sì, ma sai, io sono abituato con le racchette più larghe, queste sono piccole. Tante! E poi pure il campo non è quello olimpionico. Oh, wonderful! Ecco, guarda. Mi piace? E se vuoi io vendo, Si vende? Sì. Vuole provare? Sì. Ma non no, se no, non si vende, no, promessa andiamo, contro cliente. Ma non è possibile. Prego, prego, si accomodi. Dove vai? E se lì è la misura sua? Tu venditore? Ah, sì, io venditore, io vendo tutto. Io ho bisogno di baule per mia roba, tu vendi a me baule. Baule? E come no? Ce n'è uno che fa proprio al caso suo, stasera glielo faccio avere, Come on, Antonio, come on. Ma che sale pure lei? Sì, sì, va veramente qui in Francia se può salire però, Senti, io salgo, però mi devi promettere che fai la pace con mio figlio. Ma io voglio fare l'amore con te, Antonio. Quello si è fissato con me, capito? Si è proprio fissato. Sì. Antonio. Sì, diamoci un bacio. Ma levati la mia. Andiamo alle docce. Andiamo a docce. Andiamo alle docce. Non saponata a voi, no? Ma fammo piacere. Ma sei sicuro che era un baule vuoto? E come no? Io l'ho aperto, ma poi chi sei il turco quando ce lo farà pagare? Ma che dici? Quando va a cena io lo fregamo, no? Sì, sì, certo, bravo. Tu mi devi levare la curiosità. Come hai fatto a beccare sto pescetto così piccolo col fucile? Beh, guarda, non è stata bravura mia. Ho trovato una reticella piena. Ah, sì? E dove? Sono sceso sott'acqua, no? Ah, sì? Sotto una barca. C'era un'enorme rete, piena. Ho preso il coltello, l'ho tagliata e me la sono fregata. Mica sono scemo io. Mica sei scemo, sei stronzo. Ma no! Te sei fregato una reticella mia. C'ero io dentro quella barca. Ma no! Buongiorno. Buongiorno. Mio fratello mi ha parlato molto bene di voi. Chi è? Quello delle scarpe? Sì, sì, sì. Cammina bene? Bene, col bastone. Quanto costa questo pesce? 1000 lire al pezzo. Ah, ma mica sono carciofi, io così non mi posso regolare. Io sono abituata a comprare tutto al chilo. Vede, qui c'è un chilo di pesche. Ecco, sì. C'ho un'idea, fa a bilancio. E come fa? Mettete dritto e allarga. Rischia. Pronti, signora? Pesce fresco. Presto, fai presto. Ecco qui. Adesso controlliamo il peso, È troppo! Ah, sì? Bene, e ce ne levamo uno. Non rubatemi sul peso, però, bravi! Ecco, adesso è preciso. Un chilo esatto. Quant'è? 10.000 lire. La bilancia. La bilancia. La bilancia. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Le pesche! Ah, vuole pure sì, le pesche! Sì. Ce n'è rimasto giusto un chilo! Meno male! Quant'è? 5.000 lire! Li prendi tu? Sì! Ecco fatto! Buongiorno! 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 Pesce Pietro che ritorna indietro!
Tieni i piedi saldi sulle staffe, talloni più bassi delle punte, le ginocchia più accostate, così, bravo. Ora tieni le redini basse, forza. Lasciale scorrere sotto le dita, se tiri si nervosisce. Così? Carlo! Carlo! Attento, Carlo! Carlo, cos'hai? Oh, come mi dispiace, è tutta colpa mia. Carlo, Carlo. Rispondi, non fare così, ti fa male la testa. Un po'. Ti aiuto. Non fare sforzi, ora ti aiuto io. Va meglio così? Orazio mio, non ce la faccio proprio più, non ce la faccio. Margaret mi ha concesso solo mezz'ora di libro uscita e poi mi aspetto per la cena, hai capito? E ben sei contento, così risparmi ma pure. Ma che risparmi pure? Quello ce n'è con il tè e il biscottino. E poi vuol far l'amore un'altra volta. Se non fosse che deve far pace con mio figlio assolutamente, perché io ci vado a letto per lui. Io mi sacrifico per mio figlio, hai capito o no? Ho capito sì, che t'arrabbi. E tu mi guardi, pare un deficiente. Oddio! Oddio! Mamma mia! Aspetta! Fammi ne ascolti! Chi è? Andiamo solo a cenare. Non si preoccupi, tanto il ristorante è aperto a tutti. Chi è? La vedi quella signora che parla con Bold? Quella è la signora Bonifazio, un'amica di mia moglie. Quelle se mi vede, sono fregato, proprio qua doveva capitare. Da davanti vede ci sono i gambi da te. Sì. E laggiù lungo il viale ci sono i gambi. E questa se mi vede la rovina, aiutami un poco. Non ti preoccupare, quando c'è Orazio, un devite ben cazzo. Mettete sotto sì, ti prego. E non fa domande. Sì, nascondimi. Andiamo su, andiamo. Namo. Andiamo. Ti ricordi quando stavamo a letto e interveniva il nome mio? Beh. Lo vuoi sentire? No, mi ricordo, ti chiami Orazio. Lo vuoi sentire? No, ti chiami Orazio, lo so benissimo. E mo che? E mo ero io che non mi ricordavo come mi chiamavo. E poi è un ambiente bello grande, guardi. Per questa parte ci sono tutte le piscine. Ecco, c'è la piscina per i bambini, quella piccoletta, e poi c'è la piscina grande, quella per... Lì di fronte invece c'è il ristorante. E poi invece, guardi, qui davanti ci abbiamo... 8 campi da terra. Avete proprio tutto, tutti eh? Buongiorno, Fendi. Ma avete anche un turco, sì, eh? Da Garbatella. Ecco, poi qui davanti sì. Ora assettate, butto giù la pasta e poi preparo la tavola. No, ma che pasta? A me mi piace la ciccia. Fermo, non aver fretta, prima bisogna mangiare. No, subito, dopo mangiato fa male. Però facciamo una cosa sì. presto, subito, sì. Perché ho fame. Io intanto mi preparo, Ecco, sono quasi pronto. Oddio, dove posso nascondere? Qui ci sta manco l'armadio. Vieni. Io stavo per venire, poi arriva del milanese. Ma sei sicuro che è di Milano questo? Non sta per andare, Sicilia. Vieni qui e non parlare. No, e chi ci ha fiato? Qui non ti trova. Poi quando mio marito se ne va, io ti faccio uscire, capito? Tu tranquillo deve stare. Sì. Tranquillo. Sì, io sto tranquillo, sto benissimo qua. Sto arcesso, te pare. Sto cornuto proprio adesso, doveva ritornare. Rosalia! Ambrogio! Bella, amore mio, bella! Sei sempre la mia stella, Sadora! Cupu, tornato sei! Sì, siamo fermi a Gaeta per uno sciopero. Che bello! Sei contenta? Sì! Anch'io. Mi dispiace che tu ti stia sacrificando. Forse avevi voglia di ballare. Ma no, figurati, io qui sto benissimo. E a te piuttosto come va? Ti fa ancora male? Ma solo un po'. Senti, sai che facciamo domani? Stiamo tutto il giorno al sole. Così vedrai che ti sentirai molto meglio. Carlo, tu cosa pensi di me? Che sei un angelo di nome e di fatto. Sei buono, sei gentile. Carlo, la prima sera che ci siamo visti, mi hai detto che sono bella, lo pensi ancora? Altro che, certo che sei bella. Anzi, volevo dirti... Che cosa? Ecco, non so se posso osare. Ma no, osa. Credo proprio di essermi... innamorato. Carlo, vuoi venire un momento? Scusami, è quel rompiscatole di mio padre, ha rovinato tutto. Va bene, non preoccuparti. Sai che facciamo? Vengo a trovarti più tardi al bungalow, così possiamo continuare il discorso. Ciao. Ok, ciao. Carlo, scusa, ti volevo dire una cosa. Permesso. Sai quella incontrata? Sì. Ma non sai... Ma stai dicendo? Senti, me lo devi far dire, perché è divertentissimo, ti assicuro.
Ma che sei matto, sei pazzo, io non lo so. Ma lo sai che quella è una iena, una perfida. Ha fatto cacciare via parecchi uomini che la corteggiavano. Papà, ma io mica la stavo corteggiando. Ah, non la stavi corteggiando? No, è lei che mi cerca sempre per farmi le sue confidenze. Sì, vabbè, ti fa le confidenze. Sapessi che mi ha detto? Che t'ha detto? Che mi ha detto? Papà. Beh. Sei innamorata di te. Di me? Certo, non credere che sia la prima, sai. Io piaccio. Sì. Sono tuttora piacente. Ma davvero... E poi che t'ha detto, poi? Che t'ha detto? Beh, sai come sono queste ragazze moderne. Parlano chiaro, senza ritegno. Sì. M'ha detto... Tuo padre deve essere un tipo formidabile. L'ha capito subito. Chissà che farei per portarmelo a letto. Sì, come? Che ha detto? Parla, non ti capisco. Mi ha detto così, parla, papà. Piano! Ha detto, farei qualsiasi cosa per portarmi tuo padre a letto. Ha detto? Hai capito. Ma questo è una sciocchezza, sai, queste ragazze moderne per darsi un tono fanno così. Ha detto così, porterebbe a letto. E avresti ci va, chi va a letto questo, chi ci va? Comunque adesso dobbiamo pensare a te, Lasciamo stare le cose inutili e diamoci da fare. Tu devi fare quelle che ti dice tuo padre, stai a sentire. Dunque. La prima cosa, ecco qua, questi sono i fiori. Guarda qua, guarda tuo padre, conosce uomini e cose. Adesso vai da Miss Margaretta all'appartamento numero 4, ci porti questo e fai la pace. Ma perché ero in guerra? Così ha detto che stai in guerra, così ha detto. Vai, non ti preoccupare, vai da lei e fai la pace. E che dovrei fare, scusa? Niente, non devi fare niente, fa tutto lei, non ti preoccupare, vai. Tu non devi fare proprio niente, vai, su, vai bella di papà, vai, su, andiamo. E allora accompagnami tu, no, così mi spieghi quello... No, quello vuole a te, no, vai. Datti da fare. Oddio, chi è l'assassino? Ecco, vedi, è crollato, ce ne potevo mannare. Ok, però aspettiamo per vedere chi ha ammazzato il maggiordomo. Io ti faccio vedere chi ammazza te. Ma io che c'entro? Mica sto facendo la televisione. Tu stai a rompe e basta, zitto, hai capito? Zitto. E insisti, Sì? Signorina, questi sono per lei. Grazie. Papà ha detto che dovevo scusarmi. Ok, non parliamone più. Good night. Good night. È permesso? Buonasera. Cara signorina, che piacere rivederla. Non immaginavo di trovarla qui. Davvero? Come sta? Bene, grazie. S'accomodi, prego. Vedo che vi siete sistemati bene. Le piace? Mm-hmm. Sono veramente lusingato di questa sua visita. Non pensavo che fosse così decisa. Carlo mi ha detto tutto. Davvero? Carlo ha avuto questo coraggio? Sì, mio figlio è un ragazzo leale. Ha preso tutto da me. E lei cosa ne pensa? È d'accordo? E come no? Se proprio insiste, io sono d'accordo, d'Arancia. Ero venuto in questo villaggio con altri scopi. Ma di fronte alla sua bellezza e alla sua insistenza, io non ce la faccio più. Non ce la faccio più! Ah! No! Angela! Lasci! Sì, Angela! Ma cosa fa? Signor Martinelli! Mi lasci! Oh, mamma mia! Oh. Ma forse c'è stato un equivoco! Direi proprio di sì! E lo dico pure io! Papà! Mamma nonna! Mio figlio! E signorina, se mi trovo qua, che figura ci faccio? Certo che se la vede così, chissà che sì, pensa. Sì, mi nascondo, per carità. Non dico che io sto qua. E dove mi nascondo? Sì, ma dove? Nel baule, qua, nel baule. Lei faccia finta di niente. Fischi. Salve. Ciao. Papà non c'è? No, sarà al bar. Ah, meglio. Così possiamo continuare quel discorso. Ma che hai? Ti senti male? No, è solo che forse ho preso un po' di freddo. Sai, là fuori c'era molto vento. Vorrei andare a dormire. Ti dispiace se continuiamo domani quel discorso? No, ti accompagno. Grazie. Alto! Avanti! Fermo! Corri, sbrigati, che se no si sveglia il Turk e ci ammazza tutte e due. Come facciamo a mettere questo là sopra? Ma che te devo insegnare sempre tutto? Se mette in piedi e poi si monta sopra, no? Vabbè. Madonna, quanto pesa! E sarà di massello, così ci fa un sacco. Sorte. Che c'è? La mano. La mano?
La mano. Ah, sì, ce l'ho. La mano, No, la mano mia. Stremuzzo. Ma sarai stronzo, proprio lì dove mi mette. Perché hai abbandonato tua piccola Margaret, Antonio? Antonio, oh mio amore, tu arriva finalmente. Che cosa vuole tuo piccolo uomo? 100.000 lire, il baule che ha ordinato lei. Vai. Oh yes, così ho preparato la mia roba e parte. Vai. Senza Antonio mia vita è finita. Dai. Piano. 100.000 lire. Ecco la chiave, grazie. Si ricordi, abbiamo 12 di tutto. Grazie. A me. Cammina. Madonna. Bello, baule. Ah, Antonio. Piccolo, piccolo. Tu tornato da Margaret, yeah. Antonio. Ma non avevo da questo. Antonio, tu hai fatto sorpresa a tua Margaret. Sì, ma l'hanno fatto buona sorpresa. Antonio. Come ti senti? Meglio, e tu come stai? Bene, bene. Senti, ma tu ieri sera cosa hai detto a tuo padre? Ma sai com'è fatto. Immagina le cose, poi crede che gliele abbiano dette veramente. È un mitomane. Io direi piuttosto un erotomane. Sì, ma gli dura solo qualche attimo. Gli passa subito e poi gli vengono i rimorsi. Senti, e tu come sei? Io? Oh... Non senti niente? Sì, ma... Oddio, affondiamo! Calmati, Non agitarti! Oddio, oh, lo so notare! Carro! Aiuto! Aiuto! Stai calmo. Tieni la testa alta. Rilassati. Su, tesoro, ce l'abbiamo fatta. Ormai siamo arrivati, un altro sforzo, su. Carlo, 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 rispondi. Carlo, Carlo. Carlo. Va meglio? Ah, meno male, vedo che ti sei ripreso. Carlo, hai bisogno di respirare. No, ho bisogno di te. Amico mio, oggi ti posso accontentare. I palloncini ti posso gonfiare. E perché? Perché qualche fiata la mignotta mi ha rubato la bombola del gas. Eppure alta la roba. Ma se lo pio gli stronco le gambe. Parola di Geppali. Che mica finisce qui. Sei contento che ti ho fatto pure la tuta nuova, così non senti freddo? E c'hai pure la bombola speciale, così respiri meglio. Tiè, che del bocchettone. Che pericolo, posso andare tranquillo? Ma che ti succede? Pronti? Ecco qua. Vai, piano, vai, piano, vai, piano. Vai! Fanculo. Vito! Ma dove vai? Spara, se non me ne vado in orbita! Dai, non fare il disgraziato, spara! Spara! Oh, dito! Figlio di puttana! Oh, è scoppiato! Disgraziato! Ma che cazzo hai combinato? Che bombola è questa? Non ce la faccio più. Mi pare di farla 6 giorni. A me i ciclisti ogni tanto si riposano. Io niente, niente. Non ti posso vedere. Io non t'aggio potuto mai vedere a te. No, sai che te dico, non ti posso vedere in queste condizioni. Magliete un po' dopo sbattuto. Non lo voglio. Lo sai che famo? Escimo insieme e andiamo a cena, così te rimetti a posto. Non voglio uscire, non me la sento. Non mi voglio incontrare con la maestra di tennis. Orazio, se proprio mi vuoi aiutare. Se sei un amico, trovami una donna. E dove la trovo? Qui sono tutte maritate, fidanzate. Cercala, ti prego. C'è sta una che la chiamano l'Odalisca. E chi è?
e una che batte il lunedì, e una battona vestita d'araba. Quella lo sai che belli lavori che te fa. Ma che lavoro, ma che hai capito? Non mi sputa in faccia quando parlo, non sputa. Ma sta donna per chi è? È per mio figlio Carlo che non riesce a combinare niente. Questa vuole essere pure pagata. E quando vuole? Se mi arrivi. Turca? No, arabe. Oh dai, diamo in faccia, la borsa. Hai cambiato nazione. Trovami in italiano. 6.000 lire italiano. Però non ce la faccio più. Signora Martinelli. Buongiorno, signora Bonifazi. Come va? Grazie, bene. E a proposito, suo marito come sta? Bene, grazie. Abbastanza bene. Però non vi ho più visti. Oh, dopo l'intervento siamo stati a fare un piccolo viaggetto. Ah, sì? Sì, qua, là. Ah, bene. A proposito, complimenti. Ho visto suo marito, mostrati un bene con la barba. Ma, guardi, mio marito non ha la barba. E poi adesso è in Arabia Saudita con Carlo. Oh, forse mi sono sbagliata. Eh già, si è sbagliata. E dove l'avrebbe visto? Eccoci qua. Certo che fa un gran caldo. E ho tanta sete. Anch'io, non vedo l'ora di bere qualcosa, eh? E metti a che diamine! Scusi, ma al bar non c'è nessuno? Se hanno pazienza un attimo, il barman sarà qui fra due minuti, ma se hanno fretta vado a chiamarlo. Beh, non importa. Piuttosto, come si sta qui? Bene, direi. Non si lamenta nessuno. E come fa una maschile? Qualche giovane c'è. Per lo più però si tratta di famiglie con bambini. Che fregatura, era meglio se i ragazzi ce li portavamo da casa. Ma sempre gli stessi, no, è una barba. E poi chi ci veniva? Beh, qualcuno ci sarebbe venuto, non so, Marchetti, De Rosa, Impronta, Martinelli e... Martinelli, figurati, sempre attaccato alla madre, è un timido. Non lo sottovalutare, Martinelli. Sembra timido, ma in fondo ci sa fare. Zitto zitto, col si bemolle, mi ha portata a letto. Ah sì, pure io ci sono stata a letto. Ah, e quando è stato? A Carnevale, quando vincemmo in coppia la gara di rock. Insomma, sai come vanno certe cose. E poi... Sì, 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 lo so bene. Quando non avvicino la madre, quello... Non mi dire che ci sei stata anche tu. Sì, in piscina, durante le gare regionali, nell'intervallo fra i 100 stile libero e i 200 delfino. Ah, fantastico. E come hai fatto a gareggiare? Ma non gareggiavo io, gareggiava lui. Non può essere lui. Senti, Angela, devo pensare. Carlo! Chi c'è? Ciao, Carlo! Che fate? Come stai bene? Angela! Sei abbrontatissimo, stai benissimo. Anche voi state bene. Cosa fai da queste parti? Sono qui con mio padre. Davvero? Allora ci vedremo. Sono contenta di vedere. Ehi, c'è la radio. Ci possiamo rubare la radio e la ruota di scorta. Ma che dici? Non vedi che hanno lasciato le chiavi infilate nel quadro? E vabbè, che ce ne facciamo delle chiavi? Ma ci rubammo tutta la macchina, deficiente! Ah già, ma non ci avevo pensato! E tu non devi pensare, la mente so io! Ai posti, ai posti! Tieno, vabbè. Pronti? Pronti! Via! Via! Madonna, che c'hai in marmo? Muovete! Niente ricettatori, eh! Cambiamo la targa e la vendemo! Dai, metti in moto! Dai! Oddio, e che è successo? Forse è finita la benzina! La benzina? Scappavo se no ci restano! Sì, sì. Dai! Dai, Tito! Madonna, Tito, ma corri! Fu, forza! Che attenzione! Fammi passare che c'è la precedenza! Tito, dammi la mano! Sono già sposato! Allora, arrivederci. Scusate tanto, non è per cacciarvi via, però dovete capirmi. Oh no, figurati, ci mancherebbe. Ma che fai? Lasci l'auto aperta con tutte le chiavi. Non ti preoccupare, c'è l'antifurto che blocca la benzina. Ah, che raffinatezza. Ciao, eh. Ciao. 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 Ehi, se ti fai incastrare non dimenticare di darci confetti. Ciao. Sì, ciao.
Ciao. Ciao. Angela. Porco! Angela, tu hai ragione, però... Farabutto! Lasciamelo che ti spieghi! Cretino! Ma insomma, quella roba che riguarda il passato, le ho mandate via quelle ragazze! Non mi porta niente del tuo passato, non mi interessano le tue esperienze, è il tuo modo di fare che mi offende, sei un ipocrita, sleale e bugiardo! Ti atteggi a ragazzino timido e indifeso, invece sei un porco, un donaiolo! Dici che non sai nuotare, non sai ballare... vigliacco! Ma lo vuoi capire che non è colpa mia, è colpa della psicologia transazionale! Che cosa? Ma che cavolo dici? Angela, ragione. Se a un bambino piacciono i cioccolatini, che cosa gli regali per farlo contento? I cioccolatini. Se a una ragazza piacciono gli animali, che cosa le regala il suo innamorato? Un cagnolino, un micetto. Mi stai prendendo in giro? Ma no. Tu sei attratta dalle persone deboli, indifese. Dalle persone che hanno bisogno di te, non puoi negarlo. Io ho cercato di essere così, il tuo ideale di uomo. E invece sei un cretino. Io volevo fare di te un uomo spregiudicato, disinvolto, coraggioso. Certo, ma appena ti sei accorta che ero così mi hai presa a sganassù. Perché tu mi hai ingannato, sei un falso, un ipocrita, vattene, è tutto finito. D'accordo. In ogni caso voglio restituirti quello che ti ho estorto con l'inganno. Comunque ti amo. Antonio! 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 Non gridare! Ma come? Ti sta a cercare e nascondi? È per cose mie, stai zitto, che strilla a fare? Scusa, Lo sai oggi che è? Che è? Lunedì. E domani è martedì. È già arrivata l'odalisca. Per Carlo. E che devo fare? Mo te va via tuo figlio, io la porto al bungalow. Quando io e lui, io esco e me ne vado. Guarda che casino per quello stronzo di mio figlio. Vieni qua, abbi pazienza, vieni qua, quello ci sta l'inglese che mi sta perseguitando. Sei innamorata follemente di me, mannaccia, hai capito? E non ce la faccio più, 4-5 volte, non è possibile. Non ti preoccupare, l'ho vista io l'inglese, sta a giocare a tennis. Ah, sì? Con un fustaccio alto 3 metri. Ah, meno male. Te pare sta a pensare a te? Sta a pensare, fino a mo' ma pensate, che sono un nano io, scusa. Veramente, Sant'Antonio mi ha fatto sta grazia, e se me la fa pure per mio figlio, gli regalo un cielo di 2 metri, alto così. Ce l'ho io. Sant'Antonio. E il cielo alto 2 metri. Ah, sì? E quanto costa? In amicizia me da 4.000 lire. Ah, dammelo tu, uno per me e uno per mio figlio. T'ha capito? 4.000 lire turche sarebbero 400.000 lire italiane. Che non mi ambra caso, santa italiana. Dammi che c'è nei turchi. Stai fermo, dammi stai fermo che stai. Non dammi i soldi. Con tanti bungalows, proprio qui, il turco prima o poi ci prende. Ma che ci prende? Ci sei venuto a più a pescare, adesso ci dobbiamo fregare qualche cosa. Ma qui è tutta roba ingombrante. Ecco, guarda. Ci sentiamo le canzoni. Io, che canzoni? Cosa sta schifezza? Giovaniccio! Via. Ma no! Non è disgraziato, sei a te! Beh, sta buono, no? Mamma mia! Questo toto e metabù deve essere il libro turco. Dai, svuotiamo la valigia. Portiamoli via con la valigia, no? Ma qui in paese che leggono sti libri, i pescatori sanno tutto sui pesci, dell'altra roba che gli frega. Madonna! Che è? Il turco! Ma che te frega del turco? Il turco sta venendo di là! Oddio, oddio! Mamma, i turchi! Pensa se chiudeva a chiave! Ai. Fetentone disgraziato! Chi è? Io, apri! Entra! S'accomodara. Tu piacere all'ambiente? Sì, effendi. Effendi? Che parliamo la stessa lingua? Io poco parla, perché molto tempo che ho lasciato il mio paese. Fare vedere il tuo visino. Non oso, bel maschio. Fare vedere il tuo visino. Mia legge lo viene. Il nostro paese oggi è civilizzato. Fanno vedere certe chiappe così. Io chiedo solo di vedere il tuo visino. No. Hai visto chi è? È Caterinella, il frocio di Terranova. E chi è? Quello che fa il giro di paesi, il lunedì, via qui a Sant'Elia. Dica, la camera del signor Martinelli è figlio. Bungalow numero 12, signore. Dov'è? È in fondo al corridoio a destra, dopo la piscina. Presto, va a chiamare Carlo Martinelli sulla spiaggia. Digli che c'è sua madre, corri! Bel culetto d'Oriente.
Squen, squen. Io ho voglia di fare amore. È questa mia ora preferita. Io non posso. Ma vi è un bel giovanotto, vedrai che ti soddisfa. Ma mi piaci te. Io voglio amare te. Su, su, sì. Semmai dopo. Bel visetto d'Oriente. Oh. Ma che te fa a Barbagallamitta? Ma che sei un uomo? Beh, che c'è di male? Squè, squè. Squè, squè a me. Brutto frocione zozzo che si cambia le carte. Io vi ho una batteria di bombole data in faccia, sa? A fino occhione zozzo. Peggio per te, non sai che te perdi, brutta stronza. Ma vattene a fanculo, frocione di San Basilio. Dica, a me. Ci faceva là dentro, ma... eh? Ma che te frega, strega. Ti prego, che succede là dentro? Adesso arrivo io. Chi è? Chi è? Buongiorno, signor Turco. Che state a fare qua dentro? Niente, siamo venuti a comprare una cosetta. Che cosetta, cos'è? Ce l'avete i soldi? No, no, segniamo, segniamo. Come segno io? Madonna! Capisce sempre. Antonio! Antonio! Anche l'araba ti sei portato qui. Oh, Carletto, la valigia di Carletto, amore di mamma. Dove ti ha portato sto sciagurato? In un tugurio. Lontano dalla mamma tua a studiare. Da solo. Carletto mio, dove sei adesso? E se l'hanno rapito? L'hanno rapito! Orazio, dove sei? Eccolo il Giuda. Verme, verme. Orazio, dove sei? Oh, scusi, signora. Elvira! Oh, mamma mia! No, sì, aspetta, un momentino. Ma sì, hai ragione, sì. Farabutto, è questa la tua missione? No, ma io... Ci aspetta un momentino, scusa, Giudi, Giudi, Giudi! Sì, sì. E facevi bene ad aver paura, perché io adesso t'ammazzo! T'ammazzo! Aspetta un momentino! Ma no, aspetta, amore, aspetta! Dov'è mio figlio? Dov'è? Dov'è? Scusa, con le tue donne, Ma quali donne? Io sono venuto qua per Carlo! Va bene, donne! Questo è il ringraziamento di tutti i sacrifici che ho fatto! Vuole! Non offendere mio figlio, sai! Ma no, io non l'ho offeso, l'ho portato a vivere, a divertirsi, a conoscere le donne! Il mio Carlo non farebbe mai cose simili! Sono sicura che non l'ha fatto! Che male ho fatto? Comunque chiederò il divorzio! E Carlo lo daranno a me! Non ti illudere che il giudice appena ti vede non avrà dubbi! Esci! Come madre sei uno strazio e come moglie è chiuso bene, Quanti siete là come dentro? Moglie sei una stronza, hai capito? Quanti siete là dentro? Disgraziato! Mannaggia vostri! T'ho preso! Lasciatemi, lasciatemi! Io mi sono stufato a piale pizze! Questo fio mi ha fatto due palle così! Io posso testimoniare che il caporale è una brava persona. Ha seguito sempre il figlio. Ci stava a stendere le gambe con l'inglese. E io dovrei credere a un testimone così? Con questa faccia? Prezzolato per di più. Ammazza come può continuare con quelli là dentro? No, i mortacci tua. Noi non siamo prezzolati, perché non ci hanno dato una lira. Le posso assicurare che suo marito è una gran brava persona. E che suo figlio... È un figlio di una grandissima puttana. Ecco, te l'ho detto, state zitto. E tu, verme, tu ti devi ricordare che Carlo è mio figlio e io me lo gestisco come mi pare. Lo so, lo so. Quindi tu da questo momento ti porti i tuoi trascetti e te lo dici. Capito? Hai capito? Io sono un orfanello. No, tu sei un figlio di una mignotta e tu non ma hai capito. Ma che stavi sempre? E te se può toccare? Tutta la mia vita e la sua mamma avrà cura di lui per sempre, hai capito? Signora! Hai ragione. Carlo! Bambino mio! Mi spiace, ma da questo momento sarò io che avrò cura di lui. E spero che Carlo si occuperà anche un po' di me. Perché credo di essere un po' incinta. Non capito. Stronzo, stronzo, È morta? No, è solo svenuta. Che peccato. Ma sei sicuro? Sono sicuro, sì. E quando muore questo? Ciao, signora. Papà. Buon viaggio, Grazie. Ciao, papà. Ciao. Divertitevi.
Ma che tu parti? Io no. E allora questa baba fratella che fai? Ciao. Ciao. Che mi baci a fare? Ciao. Andiamo. Ma perché mi baciamo? Ehi, fermo, me la consumi. Dai, andiamo. Disgraziato, stai attento. Ciao, papà. Buon viaggio, eh. Arrivederci, ragazzi, mi raccomando. Arrivederci. Fateci sapere notizie. È stato un bel matrimonio. Sì, sì, ciao. C'è stato pure un bel pranzo. Hai mangiato come un maiale, hai mangiato. Auguri. Ciao, bella, ciao. Ciao, ciao. Saluta la mamma. Mi dispiace che non sia venuta. Ma non ti preoccupare, di mamma, che ce ne fotte. Ciao. 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 Ciao, ciao. Divertitemi. Ciao. Un bacio a mamma, eh. Grazie, grazie. Grazie, non grazie. Non pensate a niente, eh. Non pensate a niente. Ma come si fa a pagare? Ciao, ripeto quello che mi ha detto. E non ripetere. Ciao, ciao. Ciao, 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 buon viaggio. Lavorare, ho pensato tutto io, viaggio, prenotazioni, treno. E vabbè, quanto devi avere? 120.000 lire. E poi te le do subito, ecco qua. 100, 10 e 20. Ecco qua. Che hai capito? 120.000 lire turche. E quanto sono? Sarebbero 1.200.000 lire. Ma va, che ne sono partito con il treno, mica sono partito con l'aereo. Arrivederci. Ciao. Sì. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Turco, segni ciao. Tutto, che poi facciamo i conti. Ciao, ciao, grazie. Carica, cominciamo. Carica, cominciamo. Carica, Turco, con me. Vai. Mortacci vostri. Lei chi è? Sono il conduttore. Mi dica, signore. Documenti. Ma quali documenti? Documenti! Ma se proprio ci tiene. Alzi le braccia. Su, a sua disposizione. Oddio, sono medico!